dimenticare un po' di... Questa è Colonna, no? Questa si chiamava di Colonna, ah. Sono degli studi... Però perché adesso sei con la gamba a cavallo? Perché questo un po' ti... Ti limita, dici? Un pochino sì, per esempio quell'accordo che alla fine ti si chiude, no? Un po', lo vedi, ti si gira, no? Ok. E il polso comunque ti va in fuori, pur essendo una posizione abbastanza semplice, perché così tu non riesci a compensare, però. Se tu non ti avvicini alla... Se non compensi un po'... Con la spalla? Sì. Ti devi? Per avere il polso più dritto e non dover avere così è rigido, ancora peggio. Mm-hmm. Cioè, lo vedo forzato, no? Il mignolo, cioè, è teso, mm-hmm. No? Cioè, la corda suona, però... No, vabbè, che c'entra, queste sono due note, non è che ovviamente è un po' adatti. Però, se perché il mignolo sta così? Quando, se stai comodo, dovrebbe stare così. Cioè... morbido, non girato così, okay. È una diagonale anche questa, e soprattutto se stai così il polso ti va in fuori, no? Infatti, cioè ti viene, adesso come stai proprio così, ti viene questo, se la prendi come una diagonale, evitando il polso in fuori, quindi con un minimo di compenso, stai più aperto, cioè più comodo, più rilassato, e credo che un pochino questo un po' ti frena. La gamba cavallata. Prova un attimo. Mettiti un attimo col poggiapiede sulla destra. Se ti viene più naturale, diciamo. No, perché ti ci va. Tu stai fermo e fai questo per prendere la posizione. Cioè, ti ci va proprio da sola. Sì, sì, ma l'abitudine ad averlo fatto così forse sempre, esatto, nel tempo, non averla. Vedi, tu punti il mignolo e poi fai questo per arrivarci, quando sì, in realtà sì. dovresti fare il movimento esattamente contrario. Partire da... Cioè... Anche a livello di dita, magari impostarla più su questo. No, nel senso che invece di mettere il mignolo, oddio, e poi arrivare facendo questo, dovresti stare tu più giù. Fai finta... Ecco, metti come se fosse... non proprio in mezzo a barriere, però lascialo morbido. Ok. Leva il pollice, prendi il mi e il do. Tira a te, non usare il pollice. Ok. Non devi tirare tanto, perché e quanto spingi? Guarda, una cosa morbida. Però vieni in su. Ok. Prova un po' così. Questa si chiama inversione del punto fisso. Ok. Ed è difficile un po' da togliere. Cioè praticamente si, spingendo troppo, quello che succede è che non potendo bucare la tastiera, si va in su col polso. Questo se voi ci provate, cioè è come se... Allora, fate una prova, mettete la mano qua. Adesso, spingete... tanto, ovviamente dopo un po' la carne c'è, il muscolo cede, però se voi spingete ancora che succede? Certo. Che vi salza questo, no? Certo. E questo si chiama inversione del punto fisso, cioè quando il punto fisso non è più disponibile a modificarsi e si muove il resto. Certo. E allora succede questo, cioè uno spinge tanto e infatti lui che prima ha messo il mignolo e poi ha fatto questo. Invece di tirare vai avanti, cioè invece di venire a te per prendere le corde in questa direzione dove le corde scendono, vai su, fai l'esatto contrario. E questo è lì. Già è meglio. Sì, perché adesso se tu pensi. E ecco perché a volte io dico: pensate a prendere un mezzo barret, levate il pollice, tirate il mezzo barret e poi buttate il giusto mignolo. Come ieri viene, pure se le altre cose non suonano, però vi fa capire che c'è un altro modo. Anche. Purtroppo questa cosa dell'inversione del punto fisso è. Col mignolo soprattutto è un macello. Succede tantissimo. Ed è difficile da togliere perché è talmente radicata che tu non lo vuoi fare. Tu non lo vuoi fare, tu hai detto prima, ti sei messo così, nella posizione, ok, prova, non hai neanche toccata la corda, hai già fatto così. Cioè già sei andato in avanti, prima ancora ti poggiare le dita.
E questo deriva, diciamo, mediamente dal fatto di spingere troppo. Ecco, poi che si spinga troppo, spesso questo è un dato di fatto. Cioè.